È partita questa mattina la rassegna Libriamoci, che si svolgerà proprio nei due nuovi poli culturali della città, nella Mediateca regionale Ligure di via Firenze e nella nuova Biblioteca Beghi del Canaletto. Ci troviamo proprio qui alla Beghi, dove questa mattina è stato inoltre inaugurato il nuovo auditorium. E abbiamo completato il lavoro già fatto dall'amministrazione precedente, quindi inaugurando oggi l'auditorium, una struttura molto bella a disposizione di tutti i cittadini, giovani o anziani che siano, per sviluppare ulteriormente l'interesse verso la cultura, la storia e insomma l'informazione, che in modo più meditato qua si potrà svolgere, si può assolvere, una struttura molto bella che veramente fa piacere frequentare. Qual è il ruolo, l'importanza delle biblioteche in un momento storico in cui sempre più spesso si fa un utilizzo, talvolta anche sbagliato, dei telefoni cellulari e degli smartphone? E il ruolo dovrebbe essere più nevralgico, più centrale. Dobbiamo sicuramente come istituzioni avvicinare questi luoghi, peraltro recuperati in modo assolutamente splendido, alle esigenze, alle priorità che hanno i nostri ragazzi. Poco fa ho detto che bisogna sforzarsi, bisogna impegnarsi, perché la connettività continua, costante, implica poco sforzo. La lettura di un libro, di un giornale, di una qualsiasi rivista implica un certo impegno, e impegno significa movimentare il cervello, e questo impegno poi si traduce in processi di riflessione che non possono altro che fare bene ai nostri ragazzi di oggi. Dobbiamo fare in modo che questi spazi siano sempre più fruibili, venendo incontro proprio alle esigenze dei ragazzi. La rassegna Libriamoci, che alternerà letture a proiezioni cinematografiche, avrà luogo fino a domenica 8 ottobre.